Allora, sì, sicuramente ho trovato una impreparazione, anche denunciata, soprattutto quando si è trovato di convertire da un momento all'altro un tipo di didattica che era gestita in maniera molto tradizionale e che con la chiusura delle scuole, con la pandemia, è diventata evidentemente e palesemente inadeguata. Per molti lo è rimasta, però c'è anche una buona percentuale che in altri modi non avremmo mai raggiunto, di gente, di studenti, ma soprattutto di docenti che ha colto questa occasione come una vera opportunità. E poi sono la maggior parte delle storie che io ho raccontato con la speranza che questi modelli facessero un po' da stimolo per tutti gli altri, per tutti quelli che pensavano oddio non ce la farò mai. Tanti di quelli che hanno pensato oddio non ce la farò mai, alla fine trainati anche da tanti colleghi ce l'hanno fatta e secondo me è stato un grande corso di aggiornamento improvviso, non immaginato, ma che alla fine ha portato un grande miglioramento a tutta la classe docente e alla fine anche agli studenti, perché alla fine poi tutto questo arriva essenzialmente a loro. Allora, questo è un tasto dolentissimo perché il problema del precariato c'è tantissimo nella scuola. Io sento tantissimi docenti, ahimè giovani, precari, frustrati, che cercano il modo di stabilizzare, di avere anche un rapporto continuativo con i propri studenti e non ce la fanno perché rimangono imbrigliati in una serie di politiche che si interrompono puntualmente perché non c'è continuità, perché non c'è progettualità, perché non c'è strategia a livello governativo essenzialmente, perché per avere una classe docente che rimanga nella scuola tu devi programmare delle politiche scolastiche nel lungo periodo e noi ci troviamo ad avere a che fare con una turnazione di ministri quasi annuale e quindi l'assenza di progettualità diventa assenza di continuità che diventa ancora, qui arriviamo ancora una volta agli alunni, diventa poi una discontinuità che per loro vuol dire produrre delle lacune, delle mancanze, delle solitudini, che poi diventa dei gap, dei buchi di apprendimento che poi diventa sempre più difficile colmare. Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, la mia posizione è assolutamente favorevole, posizione che naturalmente deduco dalle storie che ascolto, perché veramente penso sia un ottimo strumento per non solo orientare, come la parola stessa ci dice, l'orribile acronimo stesso ci dice, ma anche per motivare gli studenti. E questo non vale soltanto per le scuole che hanno una fortissima vocazione pratica, come possono essere gli istituti tecnici o professionali, dove veramente si fanno degli straordinari progetti di alternanza scuola-lavoro, ma vale anche per i licei. Abbiamo un sistema scolastico, che questo vale per la scuola, ma vale anche per l'università, è fortemente teorico, quindi inserire dei momenti, dei bagni di realtà, dei momenti in cui gli studenti veramente possono scontrarsi con il fare, con il progettare e sviluppare anche le cosiddette competenze trasversali, perché questo si fa anche, cosa che non si fa in una lezione frontale, io ritengo che sia veramente importante.